Buonasera, buongiorno a tutti. Sono Mitico 310.000 e 46 e benvenuto in live con Borderlands 3, ricerca dell'aiuto della chiamata. Sigaretta. Provarci.
Si stava mettendo male, cazzo. Pensavo che fossimo fottuti. Ehi, tu! Vedi qua! Cercano una cripta. Io sono qui per anticiparli. Il Calypso? Quelle due lagne dell'Enconet con la loro setta del cazzo? Non so cosa sia questa cripta di cui parli, ma Riss saprà come aiutarti. Stavo giusto andando a parlargli di questi maledetti banditi. Vieni con me. Sono pronta. Questo posto tanto è compromesso. Fammi sapere quando posso cominciare.
bene. Mi manda Clatra a investigare sulle sparizioni. Veramente? L'ho inviata 7 anni fa quella richiesta. Quando questo era ancora un posto rispettabile, non il mertaio che vedi adesso. Sono utilizzati però. Io faccio del mio meglio per aiutare le vittime di questa guerra. Ma le mie scorte di medicinali sono gli sgoccioli. Mi servono esa piazzina, olio di scaglio, melodina e demo kit. Che decidi di portarmene un po'? Ci pulisco il culo con le due linee. Con le risorse rimaste cerco di predare i vicini e di disturbare i ricordi minimali.
Aspetta. Che vuoi e sono disposto a vendertene a un prezzo ragionevolmente gonfiato. Devi capire, ho una famiglia da sfamare. Per favore, non sparare. C'è già stato abbastanza spargimento di sangue da queste parti. Tira fuori i soldi e le scorte sono tue. Bla bla bla, la vita fa schifo per tutti, sai. Io per esempio ho tanti pazienti da curare e poca voglia di scherzare. Minacciala e facciamola finita. Non hai idea di come siamo messi da queste parti. Giorni interi senza cibo. È un incubo. Ho una proposta. Tu mi ridai le scorte che hai rubato, io non ti polverizzo la faccia. Appare fatta. Ehi, calma, va bene. Sono tutte tue. Ma non farmi del male.
C'era il danno che ruta. Basta l'arma che ci avrete, fammela analizzare.
la mia emoglobina? Emoglobina per la mia bambina? Il titolo della mia demo, tra l'altro, ti interessa per caso? No? Ancora? Ok, fanculo, donerò direttamente la mia. Prendi questo emoticotto e dammi una mano. Attenzione. Okay. Calma. È sempre freddo.
lascia parlare lì. Ehi, Skyman! Apri! Password? La password è apri questa porta prima che ti infili un macchina caffè nel culo! È proprio lei, ragazzi! Bentornata, signora! Rapporto, qual è la situazione? C'è molto movimento, banditi a Pattugna e Marowan che lavorano insieme. I cicibini li abbiamo spostati nelle gallerie per sicurezza. Abbiamo provato a contattare Liz, ma la Marowan disturba le comunicazioni. Occhi aversi, Skyman. Abbiamo cacciatore, vieni qua. Si stava finalmente riprendendo, tornando a essere un pianeta quasi accettabile. Poi è arrivata la Marowan. Ehi, sono sorpresa quanto voi di cavartela così bene. Non è mica facile passare da barista a guerrigliera da un giorno all'altro. Chissà, forse un giorno avrò modo di presentarti da me, quella che non deve preoccuparsi di vincere una guerra. La situazione era già abbastanza incasinata prima che arrivassero quei banditi. Truppe Marowan al passo dell'oca del mio quartiere. Viene da vomitare. Mi verrei proprio un bel caffè. Dunque, se conquistiamo quell'incrocio più avanti, noi possiamo piazzare dei posti di blocco e tenere sotto controllo l'intera zona. Non ne posso più di combattere. Vorrei solo farmi una bella notte di sonno. Li vedi quelli? Alla Marowan delle vittime civili frega meno di niente. Sono qui per conquistare l'Atlas e sbattere il loro marchio sulle armi di Lisa. Per loro non è guerra, ma una semplice fusione. Fammi sapere quando possiamo riprenderci quella base Atlas. Cittadino, questo pianeta è ora proprietà della Marowan.
saltano tanto superiori. Beh, cambieranno idea. Forza!
in particolare. I miei tenevano dei rifornimenti in un veicolo da queste parti. Vedi se trovi qualche indizio. La spada verde di un barile corrosivo! E si è salvata!
Vale.
Chissà, forse un giorno avrò modo di presentarti la vera me, quella che non deve preoccuparsi di vincere una guerra. Siamo quasi, ma attenzione, non solo banditi qualunque. Quello della Maliwan è un esercito ben equipaggiato. Dobbiamo colpire senza pietà. Thank you.
Non ne posso più di combattere. Vorrei solo farmi una bella notte di sonno. Chissà, forse un giorno avrò modo di presentarti la Dame, quella che non deve preoccuparsi di vincere una guerra. E sono qui con i Crimson Rider. Ok, tu vai a cercare la gente
Chris, io devo riattivare questa base e cominciare a liberare la città. Prima che tu vada, voglio darti una cosa. Visto che stai andando in centro, ti conviene prendere questo Cyclone. È leggero e veloce, perfetto per muoversi in città. Facci un giro. Hai tempo di darmi una mano? Che ne dici di riportare un po' di civiltà in questa città devastata? A cominciare dal bene più importante di tutti, il caffè. Mi sento uno straccio e quando un comandante fa cazzate qualcuno ci rimette la pelle. Anche ai miei uomini non farebbe male darsi una svegliata. La tua prima tappa è il bar Rise and Grind. Torna pure quando hai completato quella missione. Ragazzi, la nave è finita per ora e ci vediamo o più tardi o domani. Ciao ragazzi.